Nonostante un lancio giapponese un po' sottotono in termini di unità vendute, Microsoft si presenta qui al Tokyo Game Show con tutta la sua lineup autunnale. Uno dei prodotti di spicco è sicuramente Sunset Overdrive, nuovo progetto di Insomniac Games. Qui alla fiera nipponica abbiamo potuto mettere le mani sulla modalità cooperativa che, lo ricordiamo, è strutturata alla stregua di una classica horda in cui abbiamo degli obiettivi da difendere non solo sparando suon di proiettili agli Odd, i nemici della produzione che tenteranno di assaltare la nostra postazione, ma anche disseminando in giro per l'area di gioco alcune trappole che potranno aiutarci nel nostro compito. Ricordiamo che il gameplay del prodotto è molto sopra le righe, molto movimentato e, almeno nella componente single player, spinge molto il giocatore ad utilizzare tutte le particolari abilità dell'avatar, che può effettuare salti e grind spettacolari per cercare di aumentare il bonus di stile e quindi di attivare delle azioni speciali, dei colpi più potenti per facilitarsi nell'impresa. Purtroppo dobbiamo dire che nella modalità cooperativa la strategia di gioco sembra un po' più piatta rispetto a quanto abbiamo potuto provare nel single player in altre occasioni, e Sunset Overdrive rischia, se giocato in tanti, di trasformarsi in uno shooter in terza persona un po' più classico di quanto invece la componente artistica cromaticamente molto accesa lascerebbe intuire. Insomma, Insomniac Games dovrà dimostrare, quando uscirà il prodotto finito, di aver saputo bilanciare bene le due componenti, proponendo all'utente non solo una storia ricca di missioni principali e secondarie, ma anche una modalità co-op che sappia spingere gli utenti a tirare fuori il meglio della produzione, sfruttando appunto tutte quelle caratteristiche che ne rendono il gameplay così particolare.